correndo, proprio letteralmente correndo verso Piazza San Pietro, arriva da ogni... Stanno suonando in questo momento le campane in segno di giubilo per l'elezione del nuovo Papa. David Sassoli, anche lui è in Piazza San Pietro. David. Ecco, sì, noi qui c'è grande gioia. Immediatamente ricordate al successore di Pietro, come ricordava Brunelli, il 265esimo pontefice, 264esimo successore della... Un momento di tregua. È il Papa numero 265 ufficialmente per la Chiesa Cattolica, il 264esimo successore di... La notizia importante, non so se mi avete sentito prima, è che è stato reso noto che il primo gesto del nuovo Papa, prima ancora di affacciarsi sulla loggia, sarà quello di rendere omaggio alla tomba di Giovanni Paolo II. Quindi prima andrà a rendere omaggio... Agonia di Giovanni Paolo II. Alberto, si ripete un po' lo schema del Novecento, cioè nel Novecento, diciamo pure nello scorso secolo, quindi... Una lunga processione perché è stata naturalmente chiusa, al ritocco delle campane stanno accorrendo tutti che cercavano di aggrapparsi per vedere gli ultimi sprazzi, per così dire, di fumo dai megaschermi, perché oramai le nuvole stanno, come voi vedete dalle immagini in diretta, hanno appannato quel poco che rimane dal comignolo. Come dicevi tu, appunto, è una usanza nuova, quindi persino una signora giapponese vedendo... Ci fa pensare che la votazione sia andata in una certa direzione proprio perché il conclave è stato così breve? Sì, certamente una linea di continuità. Però certamente... ...scosteranno, da lì apparirà il nuovo pontefice, verrà annunciato al mondo... Abemus Papam, abbiamo un Papa. E... Questi tempi brevi, anche se... You're seeing translated in English, Habemus Papa. We have a Pope. He will then say his name, the name that he has held up till now, and then also announce what his new name will be, the name that he has chosen. We can see those thousands of people streaming into St. Peter's Square. That is the balcony, and that door will eventually open. The new Pope, the successor to Pope John Paul II, will emerge at that balcony. We will learn who this new Pope is. Balcony overlooking St. Peter's Square. Very shortly, we should be getting news of the identity of this new Pope. It is such an exciting moment, such a momentous occasion. We've no idea who it'll be. We've no idea who the 107... Torture, détention... ...to the great crowd. Dunque, pertanto non è indifferente il fatto che il prossimo Papa possa essere un Giovanni Paolo III, Paolo VII, Giovanni XXIV. Oppure potrebbe essere un nome, come fece Papa Roncalli, ormai non più utilizzato da tempo. La decisione viene presa di una rivoluzione papale che rimodellò un po' la Chiesa di allora. Ebbene, era tedesco e solo un elemento in più, o forse resterà una semplice curiosità di questa giornata. E dobbiamo aspettare ancora un po'. Dobbiamo aspettare. Intanto per capire se c'è un collegamento a questo riferimento o meno. Certo. Intanto vi dico che, come era prevedibile, tutte le TV del mondo hanno seguito in diretta, hanno dato in diretta la notizia dell'elezione del nuovo Papa. Le stesse TV arabe, Jazeera e Arabia, che erano collegate in diretta da Piazza San Pietro, hanno trasmesso la fumata bianca, l'immagine delle campane hanno dato la conferma che il nuovo Papa è stato eletto. Una copertura dei TV arabe davvero...
cuore. E l'abbiamo detto, questo forse è la gioia più grande, la gioia di sapere che tutto è stato risolto in poco tempo, padre Bernardo. La cosa che a me colpì. Osserviamo dal colonnato la correre della gente. Tutti vengono per vedere il nuovo Papa, per salutare il nuovo Papa e per ricevere da lui la prima benedizione, che sarà benedizione Urbi et Orbi, con indulgenza plenaria come il giorno di Natale e come la domenica di Pasqua. Quella da cui è partito la processione che ha portato i 115 cardinali dentro la Cappella Sistina sarà un percorso all'inverso e poi lì si apriranno le finestre e il Papa si affaccerà. Io prevedo non prima di mezz'ora quando hanno suonato le campane, anche se l'attesa è tantissima in questa. Le divisioni che erano state descritte è una sorta di piccolo miracolo. Le campane di San Pietro continuano a suonare a festa, continuano a suonare a distesa, sono le 18:15, il Papa è stato eletto poco fa, la fumata bianca alle 17:50, poi pochi minuti dopo il suono delle campane ha confermato quello che comunque era già stato chiaro, cioè il fumo bianco uscito dal comignolo della Cappella Sistina. Vedete le persone che sono in piazza San Pietro, che ormai è quasi gremita, ma stanno giungendo da tutta la città di corsa per vedere, per scoprire chi è il nuovo Papa, ed ecco la loggia centrale delle benedizioni. Prima abbiamo scorto dei movimenti e ogni tanto sentite delle acclamazioni. Sì. Esatto, è la gente che passa qui sotto e che naturalmente sta correndo verso piazza San Pietro. Sono scolaresche in questo momento quelle urla che hai sentito mentre parlavi, un gruppo di studenti che stanno andando verso la piazza, ma è un fiume continuo. Davvero. Anche sacerdoti di una certa età che diventano centometristi, insomma, per occupare posizioni migliori. Tutti quanti corrono per essere testimoni di un avvenimento che magari capita soltanto una volta nella vita di assistere, insomma è un avvenimento veramente storico, un avvenimento assolutamente indimenticabile. A proposito della fumata, a quest'ora la fumata, anche se l'ambiguità del fumo tipica anche degli altri conclavi che ricordiamo rende sempre prudenti, ma a quest'ora poteva essere soltanto bianca, perché se ci fosse stata la fumata nera avremmo dovuto aspettare le 7 e mezzo. Sì. Una fumata prima delle 6 significava nettamente il quarto scrutinio, insomma. Esatto, questo quindi l'abbiamo detto subito. Avevo visto Tiziana Ferrario circondata da bambini che stavano correndo verso. Sì, Filippo, è incredibile stare al centro di via della Conciliazione, è grande emozione, perché la gente arriva con gli occhi rivolti proprio alla Basilica, guarda quella finestra dalla quale si deve affacciare il nuovo Papa. Prima i bambini mi hanno travolto e cantavano "Tutti vogliamo il nuovo Papa" ed erano tutti molto contenti. Dopo giorni in cui abbiamo visto un pellegrinaggio di gente addolorata, oggi vediamo veramente centinaia e migliaia di persone che stanno ritornando su questa piazza, però con il sorriso sulle labbra, con la curiosità di sapere il nome del nuovo pontefice. Ecco, e quindi sì. Ti volevo dire che dal tetto qui dei palazzi apostolici intanto sono usciti tutti i prelati ecclesiastici, le suore che stanno affollando quella terrazza che vedete, che diciamo è il palazzo che è antistante la segreteria di Stato, e da lì vedono anche meglio ovviamente la loggia centrale, sono pronti per salutare il nuovo Papa, così come si sta riempendo anche la galleria sopra il colonnato, lì dove ci sono le 140 statue del Bernini. Sono immagini che ovviamente Bruno Vespa ricorderà nel 1978, perché le immagini dei conclavi di piazza San Pio dei Conclavi più o meno si assomigliano tutte, Bruno. Si assomigliano, ma io non ricordo una festosità come questa. Lì la festa cominciò quando si affacciò Wojtyła, dopo lo smarrimento del primo Papa Negro, no? Wojtyła, insomma, poi la gente, e poi lui fece quello straordinario saluto, insomma, se mi sbaglio mi corrigerete, parlerò nella nostra lingua, già al vostra cominciò un applauso, al nostra ci fu un boato, ma all'inizio c'era
così si era perplessi. Questo clima così festoso francamente non lo ricordo, e chi c'era non lo ricorda nemmeno quando fu eletto Pio XII. Allora c'era una specie di distacco sacrale in qualche modo, no? C'erano i sudditi che guardavano al nuovo re, ma insomma c'era uno stato di soggezione che è stato completamente cancellato dall'umanità e dalla familiarità di Papa Wojtyła, una familiarità molto maggiore di quella di Giovanni XX III, che era un papa semplice, un papa molto alla mano, un papa che conquistava le folli oltre con i grandi gesti che ha fatto innanzitutto con il concilio, ma soprattutto con il suo modo fintamente contadino, perché poi lui era un intellettuale. L'abbiamo per lei sono arrivati all'altro. Giovanni XXIII, al contrario di Papa Wojtyła, era molto legato ancora al... A festa tutte le campane di San Pietro, ma stanno suonando tutte le campane di Roma. La folla, già numerosissima in piazza San Pietro, si è andata aumentando di minuto in minuto. La vedete, una folla festante, boati, esplosioni, applausi... Assumendo che tutta la cristianità sta vivendo in questo momento. Abbiamo la certezza che il Papa è stato eletto, non sappiamo ancora il suo nome, non sappiamo chi sia, però possiamo seguire attraverso questo servizio preparato da Paola Rivetta tutto quel che accade in questo. Sì, è gremitissima, direi che siamo già attorno alle 100.000 persone probabilmente. Notavo prima le bandiere che spiccano su questa folla. Ce ne sono veramente di ogni parte del mondo e di ogni continente. Abbiamo visto bandiere del Portogallo, di nazioni sudamericane, di nazioni nord europee. Il nuovo Papa, ma il cardinale protodiacono uscirà preceduto dalla croce, uscirà dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro e annuncerà al mondo intero il Gaudium Magnum, questa grande gioia. Abemus Papa, ma abbiamo il Papa. E poi dirà il nome del Papa e dirà come il Papa ha scelto di essere chiamato come sommo sacerdote. Tutto questo ovviamente accadrà tra qualche minuto, sono le 18:21 minuti. Vedete la loggia della Basilica, la loggia centrale della Basilica di San Pietro? Sotto, prima avevamo inquadrato quel basso rilievo dove c'è raffigurata la consegna delle chiavi di Gesù a San Pietro. È il passo del Vangelo che è stato letto al nuovo Papa proprio davanti al collegio dei cardinali. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Sono i simboli della chiesa, sapete anche che sotto lo stemma papale ci sono le due chiavi incrociate, sono i simboli della chiesa, che sono simboli che si perpetuano veramente da 2000 anni, e tutto questo entusiasmo che noi stiamo vedendo, stiamo documentando. Guardate, Via della Conciliazione ormai è quasi piena con queste immagini dall'alto, con l'obelisco al centro di Piazza San Pietro, la piazza gremita. Vedete lì dove sono le transenne, lì ovviamente c'è qualche vuoto per motivi di sicurezza, così anche dove vedete il vuoto intorno all'obelisco, ma veramente la piazza si è riempita. È passata mezz'ora dalla fumata e già la piazza è piena. Questi simboli e continua ad arrivare gente, e continua ad arrivare un fiume di gente. E questi simboli, questi riti, vi dicevo, fanno sì che la Chiesa duri da 2000 anni con questa fede che i fedeli continuano a mostrare, e diciamo forse è frutto anche sicuramente il papato di Papa Wojtyła e anche degli anni 2000, con questo entusiasmo, con questo tifo da stadio che prima ci raccontavano Davide e Tiziana, che in qualche modo caratterizza questa elezione papale. Davide Sassoli. Sì, mi sentite? Sì. Eccoci. Guardate, vi voglio continuare a far vedere Via della Conciliazione, perché ormai noi non riusciamo ad andare oltre le transenne che ci dividono dalla piazza, perché lì dietro c'è davvero un muro di gente. Siccome Via della Conciliazione ha un piccolo avvallamento, ci è più facile farvi vedere tutta questa folla. Guardate. È mezz'ora che Via della Conciliazione si è trasformata in quello che dicevamo, un fiume di gente.
Perché la notizia appena si è sparsa in città, le campane di San Pietro poi hanno fatto risuonare le altre chiese di Roma e la gente ha capito che eravamo ormai in presenza di quello che tutti attendevano, cioè dell'elezione del nuovo Papa. Ecco, vorrei che la Camera continuasse ad andare sui tetti dei palazzi apostolici, perché laggiù, quello lo dicevamo prima, è un altro... Non puoi vederla, ma adesso la Camera... Yes, it's a good day. Climatizzatori Vaillant. Vaillant, vai sereno. Buongiorno di nuovo in diretta. Dunque, avete sentito dalla fumata bianca e dalle campane che stanno risuonando in tutta Roma, è stato eletto il nuovo Papa. Siamo in attesa a minuti della proclamazione ufficiale, lo vedete dalla loggia, le telecamere di tutto il mondo sono puntate verso Città del Vaticano, le trasmissioni TV americane hanno interrotto naturalmente le trasmissioni, le TV, come vedete, questo è il live della CNN che è puntato sulla loggia, dal quale il protodiacono, il cardinale Esteves, uscirà sulla loggia per annunciare appunto l'avvenuta elezione, il nome del nuovo pontefice. Non solo naturalmente la CNN, ma anche le TV. Or did we want somebody young who can take on the challenges the church has? So we'll find out very soon. To the crowds gathered below. Nella dolcissima madre di Cristo della Chiesa, nonostante le gravi difficoltà, l'elezione è già avvenuta, è certo che è uno dei 115 cardinali. Hai parlato di tempo, Stefano, intanto sono le 18:25. L'elezione, la fumata è apparsa in diretta su Sky TG24, l'abbiamo vista insieme quando erano da poco passate le 17:45. Sta per passare quel tempo indicato da Joaquín Navarro Valls, il tempo stimato in 45 minuti più o meno, il tempo necessario, come ricordato, per adempiere alcuni obblighi e alcuni riti, dunque potrebbe essere a momenti l'apertura di quella finestra che abbiamo visto per tanto tempo e che stiamo continuando a inquadrare, e potrebbe affacciarsi il nuovo Papa, dunque potrebbe essere ormai questione di minuti. Stefano, un'elezione che forse nessuno si aspettava. I cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma, questo l'appellativo, non ha detto un nuovo Papa, ha un nuovo pontefice. Doveva farci perdonare il fatto di essere straniero, è un paese lontano. Cioè, voglio dire, Wetiwa si presentava dopo 450 anni a una folla che aspettava il Papa italiano. Si era rassegnato a non averlo più romano da un po' di tempo, ma sicuramente doveva essere italiano. Veniva un Papa polacco, quindi la prima cosa dice: oh ragazzi, io sono il vostro vescovo. Quindi, insomma, la differenza rispetto al 78 è che nel 78 i ben informati già pensavano di aver individuato i nostri vaticanisti, dicevano, hanno fatto Giovanni Colombo arcivescovo di Milano, e quindi tutti con la biografia di Colombo. Adesso qua noi abbiamo un pacco di, almeno io non lo so, i miei colleghi saranno più informati di me, un pacco di biografie, di 115 biografie, ma potremmo veramente pigliarne una a caso, perché non abbiamo la più pallida idea di chi sia questo Papa. Questo significa, primo, che la Chiesa è libera, secondo, che la Chiesa è unita, se in quattro scrutini... Ma tu te li aspettavi quattro scrutini? No, non me li aspettavo assolutamente. Io pensavo che si arrivasse almeno ad 8 scrutini, quanti ce ne sono occorsi per l'elezione di Papa Wojtyła. Però giustamente sottolineava Bruno un elemento che rischia di sfuggirci, ecco, nella grande festa, nella corsa che la gente fa verso Piazza San Pietro, nell'entusiasmo quasi da stadio, che molta gente sta pregando, perché è stato eletto il capo visibile della Chiesa, il vicario di Cristo in terra, l'elemento di comunione di tutta la Chiesa universale, e il leader spirituale che si sposta una tenda. Si sposta una tenda, forse fra poco si aprirà la loggia centrale della Basilica Vaticana. Intanto quindi continuano ad arrivare teniamo conto persone. Che non solo hanno suonato le campane qua in Piazza San Pietro, ma tutte quelle di Roma e delle principali cattedrali del mondo, e tutto il mondo cattolico che è in festa. Fabio. Ecco, io penso una cosa, Filippo, volevo sottolineare prima, quando Bruno ricordava il 1978, la differenza da allora. Io ero in piazza nel 1978 a salutare l'elezione di Papa Wojtyła. La differenza da allora, appunto, è che c'è stato Papa Wojtyła.
come diceva lui, che è stato un Papa che ha cambiato un po' il modo di essere pontefice, romano pontefice. Già quel parlare dalla loggia non l'aveva fatto mai nessuno, se non una semplice benedizione Papa Luciani. O ancora quello scendere il giorno della messa d'inizio pontificato, lo scendere tra i malati e le persone handicappate in fondo al ventaglio, cioè a quella scalinata che porta sul sagrato, dal sagrato verso la piazza in sostanza, e invece di fermarsi, il panico tra gli uomini della sicurezza. Della sicurezza, esatto, invece di recarsi, diciamo così, a omaggiare le persone che erano venute, i potenti della terra possiamo dire, i primi ministri, i presidenti che erano venuti per la sua messa. Dunque c'è stato Wojtyła, c'è stato il suo pontificato che davvero ha modificato il modo di rapportarsi con la Chiesa e con il Papa. Dunque la felicità di oggi è il segno delle giornate mondiali della gioventù, è il seguito dei tanti incontri che Giovanni Paolo II ha fatto nelle parrocchie romane o girando per il mondo, 104 viaggi internazionali. Lui una volta disse in aereo a noi giornalisti: io in fondo sono un po' il parroco del mondo e non è pensabile che anche la parrocchia più sperduta non veda il suo parroco. Dunque questo secondo me è il motivo di questa gioia, di questo tifo da stadio, oserei quasi dire. E di questa folla, Fabio, che riempie tutta Via della Conciliazione, vediamo le immagini dall'alto di una piazza San Pietro e di tutta Via della Conciliazione ormai quasi completamente piena. Tutte le campane di Roma hanno suonato, sono le 18:29 adesso, 40 minuti fa la fumata bianca, quindi dovremmo anche esserci al momento, diciamo, in cui il cardinale protodiacono annuncerà il nome del nuovo Papa. Posso fare una notazione da cronista politico? Poco fa qui sotto ho visto un ministro, non dico di quale partito per evitare, insomma, un ministro e qualche deputato di un partito che oggi ha vissuto una giornata particolarmente difficile. Beh, insomma, la fumata bianca. Questo ministro che di Roma ha mollato la riunione, li ha fatti scappare dai palazzi della politica, tutti quanti hanno mollato le riunioni e sono venuti in piazza San Pietro in mezzo alla folla, perché ecco, per un romano e non solo, visto che qui ci sono persone di tutta Italia, da tanti paesi del mondo, insomma, sentire proprio l'annuncio del proprio vescovo è un privilegio che non si vuole dimenticare. Guarda, se ecco, potessi descrivere brevemente la folla, ecco, vorrei fare qualche minuto. Guarda, i cadetti della finanza, in alta riforma di corsa, poi ci sono le suore, persone anziane, giovani, tutti che sono sorridenti, che guardano verso Piazza San Pietro, cercano di accelerare il loro passo proprio per essere lì e per essere tra coloro che potranno vedere. Bambini su un passeggino che si guarda intorno perplessi e non capiscono perché il padre corre e li allora, porta. Torniamo in piazza, Filippo, scusami. Se avete notato dall'alto, sì, c'è uno spazio vuoto, sì, dove c'è Piazza San Pietro, non so se noi possiamo vederlo, perché fra poco arriverà la banda di San Pietro guidata dal maestro Stanislao Marcellini, una banda delle guardie svizzere e poi un corpo militare delle diverse forze armate italiane per rendere gli onori al Papa quando il Papa si affaccerà per la prima benedizione urbi e torbi per salutare il popolo di Roma e il mondo. Questo avverrà però dopo che il cardinale protodiacono avrà detto l'Habemus Papam. Allora, quella era la loggia centrale, ancora chiusa, tende ancora chiuse. Torniamo in piazza, Tiziana Ferrario. Sì, Filippo, perché sembra incredibile, la piazza è strapiena, ma Via della Conciliazione è invasa dalla gente che arriva di corsa. È vero che ci sono politici, ma c'è soprattutto gente comune. Ci sono ragazzi di tutte le età, ci sono persone anziane, ci sono i romani e ci sono i turisti e poi ci sono i religiosi. È un avvenimento importante per chi è in questo momento in questa città. E appunto, come vi dicevo prima, c'è una grande compostezza ma anche grandi sorrisi sulle labbra. La gente è contenta e desiderosa di conoscere il nome del nuovo pontefice. Vedete questo mare di persone che arrivano di corsa e si vede la gente che corre fino in fondo dove ci sono le luci di tutte le televisioni di tutto il mondo. E prima parlavo con una persona e mi diceva che c'è gente che corre da Piazza Venezia, lascia la macchina e arriva qui, cerca di arrivare in tempo a Piazza San Pietro proprio per poter esserci nel momento in cui quella finestra sulla Basilica si aprirà e si vedrà chi è il nuovo pontefice. Bene, andiamo dall'altra parte della piazza. David Sassoli. Sì, anche da questa parte la folla ormai ci circonda ed è difficile muoversi perché hanno invaso la piazza, Piazza Pio XII e laggiù tutta Via della Conciliazione. Ma voi come l'avete saputo? Da dove venite?
A me mi ha detto Viareggio. Viareggio. Viareggio, siete venuti a Roma per seguire l'elezione del... Ah, in gita scolastica. Sì. Quindi vi siete trovati nella città giusta al momento giusto. Sì. Sì. Da Viareggio venivano, ma qui vengono da tutta... da tutta Italia. Ecco, forse questo qui è un qualche metro quadro che riusciamo a guadagnare. Ecco, facciamo vedere la piazza, la via della Conciliazione. Ecco, vedete, un fiume di gente, le persone, le telecamere. Ecco, se la telecamera può inquadrare, sopra quei palazzi i tetti sono tutti occupati da stazioni televisive, radiofoniche di tutto il mondo. Ecco i balconi che ormai si stanno riempiendo di persone per poter assistere alla proclamazione, e soprattutto la curiosità ormai, dopo aver gioito per l'elezione del pontefice, è chiaramente sapere chi sarà il nuovo vescovo di Roma. Fabio Zavattaro, quale sarà il primo impegno del nuovo Papa? Beh, innanzitutto il primo impegno sarà quello di affacciarsi e salutare i fedeli, naturalmente, e subito dopo la messa di inizio pontificato, come ha fatto Papa Wojtyła. Chissà se questa messa sarà già domenica prossima o domenica successiva, e vedremo se continuerà nella tradizione di Papa Wojtyła, dell'Angelus domenicale a mezzogiorno, che ormai è diventata una sorta di come dire, appuntamento fisso con i fedeli qui in Piazza San Pietro. Ecco, io credo te l'immagini un Papa che non si affaccia all'Angelus? Certo. No, io potrei aggiungere, a proposito di questi impegni, che dopo la benedizione, probabilmente lui stasera dormirà nel residence di Santa Marta con i suoi colleghi cardinali. Credo che farà questo gesto, anche perché non potrà ancora entrare nel suo appartamento. Domani mattina ci sarà un discorso molto importante, che è il suo discorso programmatico da pontefice a tutti i cardinali, compresi gli ultra ottantenni di Santa Romana Chiesa. Poi la messa, come diceva Fabio, sarà un discorso privato questo? Cioè, no, o pubblico? No, nella Cappella Sistina è un... Ma sarà ripreso? Ci consentiranno di riprenderlo? Io credo di sì, e parlerà in latino, come hanno parlato tutti i pontefici finora per il loro discorso di inizio di pontificato. Poi ci sarà la messa che prima era la messa della incoronazione, ora si chiama messa di inizio del ministero apostolico di Giovanni Paolo II. Io credo che poi incontrerà i giornalisti, i 7.000 giornalisti qui presenti nell'aula Paolo VI, prima di congedarli per ringraziarli. E poi ci sarà... 7.000 contro il 2005 del 78. Ecco, questo è un altro elemento di diversità. E infine farà un gesto molto importante, perché dovrà prendere possesso della sua vera cattedrale, che non è San Pietro, ma è San Giovanni Laterano. Allora, il vento in qualche modo fa muovere le tende dietro alla finestra della loggia centrale della Basilica, ma ancora non mi pare, se possiamo ritornare con le immagini sulla loggia centrale, ancora non mi pare che ci siano segnali che facciano presagire appunto l'arrivo del cardinale protodiacono. Ricordiamo che la sede vacante è cessata, lo Stato della Città del Vaticano e la Chiesa Universale ha il nuovo Papa, e proprio nelle regole scritte da Giovanni Paolo II nella Universi Dominici Gregis e poi riprese dall'Ordo Ritum Conclavis è scritto: tutto questo va bene, queste regole andranno osservate, ma il nuovo pontefice potrà comunque decidere diversamente. Quindi è terminato il periodo in cui diciamo al governo della Chiesa era il collegio, il sacro collegio dei cardinali, ora c'è il nuovo Papa, e quindi è giusto immaginare questa nuova agenda, ma adesso starà al nuovo Papa a decidere non solo la sua agenda, ma anche come governare la Chiesa di Roma per i prossimi anni. In questo senso saranno molto interessanti il primo discorso, come diceva Giuseppe De Carli, ma anche l'atteggiamento che il nuovo Papa avrà, e questo lo vedremo subito dal momento in cui si affaccerà dalla loggia delle benedizioni, perché ricordiamolo, ci sarà adesso l'affaccio del cardinale protodiacono che ci annuncerà il nome del nuovo Papa, e cosa non secondaria, quale nome avrà scelto per chiamarsi da Papa. E cosa non secondaria, perché in qualche modo già dalla scelta del nome potremo capire un po' il manifesto programmatico del nuovo Papa. Poi verrà a mostrarsi alla folla, al popolo di Roma, il Papa appena eletto, e vedremo. E già, se, come questa, diceva... però, questa del nome sarà una scelta abbastanza imbarazzante, perché
perché in genere si disse a suo tempo, per esempio, che Paolo VI volle in qualche modo prendere un nome che non lo affiancasse, insomma, agli altri pontefici precedenti. Giovanni Paolo I fece una scelta esattamente contraria, Giovanni Paolo II una scelta ancora più clamorosa, perché Giovanni, i due nomi non erano mai stati. Adesso si chiamerà questo Giovanni Paolo III? No, boh, chi lo sa. E se non si chiamasse così, si potrebbe dire che vuole in qualche modo prendere le distanze. Io però non lo so, propendo per un Giovanni Paolo III, mi sembra quasi impossibile che il successore di Papa Wojtyła non voglia mettersi sulle orme di Giovanni Paolo II Magno, come l'abbiamo definito. No? C'è un aneddoto, un piccolo aneddoto da raccontare. Quando il cardinale Luciani chiese al cardinale Albino Luciani, che non si aspettava assolutamente di diventare Papa, come voleva chiamarsi, lui ha detto Giovanni Paolo. Il cardinale Siri, che allora era il protodiacono, gli ha detto primo, non era necessario che si chiamasse primo. Allora i suoi collaboratori... Il nuovo pontefice è quello di scendere nei sotterranei della Basilica di San Pietro. Policemen moving in, trying to of course keep an eye on the crowd, which there is no way. There on the left of your television screen, filling up with tens of thousands, perhaps 100,000 people. You could hear the horns honking. I asked some priests and seminarians this week in Rome, and indeed, that's the heart of the message. And I think with that, to emphasize the legacy that we've inherited. Très peu de temps, il y a un nouveau pape qui va apparaître derrière vous. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est un grand suspense, mais en fait c'est surtout la continuité de quelque chose, parce que comme je suis en Erasmus à Rome, j'ai pu participer à tout ce qui s'est passé depuis la mort du pape, à la cérémonie, à toutes les messes importantes. Et c'est vrai que ça a été très triste, la mort de ce pape, mais justement, enfin, c'était un pape, c'était quelqu'un de très bien, mais on attend un autre pape aussi. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez un favori? Vicino a Papa Luciani, che era molto impaurito, gli disse: non si preoccupi, se il Signore dà un peso darà anche l'aiuto per sopportarlo. E deve essere già un grande peso vedere tutta questa gente dover rispondere alle aspettative non solo di tutta questa gente, ma immaginate che queste immagini che noi stiamo vedendo stanno facendo il giro del mondo. In tutto il mondo, in diretta, si sta seguendo in questo momento l'attesa per conoscere il nome del nuovo Papa. E certamente la Chiesa Universale di Roma non è solamente quella raccolta in piazza San Pietro adesso, è quella sparsa nei 5 continenti, e vedremo intanto da quale continente verrà il nuovo Papa, e questo sarà anche un segnale di attenzione che la Chiesa del terzo millennio vorrà dare a quale tipo di popolazione, a quale tipo, diciamo, di priorità vorrà essere indicata. Questi sono i grandi interrogativi, ma si sta aprendo, ecco, si sta aprendo la loggia centrale delle benedizioni. Questi sono i cerimonieri della Gendarmeria Vaticana. Dovrebbe uscire prima la croce a stile, poi il cardinale protodiacono. Vedete che le tende sono state tirate. Ecco, questo delle tende tirate mi sembra in effetti una novità, una cosa che non era accaduta. Vediamo adesso. Sono in ordine di nome. Ecco il cardinale. Sì, il cardinale Medina dovrebbe essere. Medina Esteves, sì, è lui. È il cardinale Medina. Allora sentiamo in silenzio ovviamente l'annuncio. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, che innovazione! Dear brothers and sisters, poliglotta. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Thank you.
eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Iosephum. Sancte Romane Ecclesiae, Cardinale Ratzinger. Ratzinger Papa. Tedesco. Ratzinger Papa. Il decano, un segno di grande continuità in questo senso. Sentiamo almeno di grande nome, continuità Bruno. Dogmatica. Sentiamo il nome che ha scelto. Sentiamo il nome che ha scelto Papa Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti decimi sexti. Benedetto XVI. Adesso questa ci spiace. Un elemento di continuità. Ratzinger, ieri tutti quanti i vaticanisti dicevano, dopo l'omelia di ieri non poteva essere detto Papa, era troppo netta, troppo chiara, troppo divisoria in qualche modo, no? E invece la Chiesa si è ritrovata unita in questa profonda e inquieta difesa della fede. Sì, è proprio così, la dittatura del relativismo che ha colpito un po' tutti gli osservatori, tutti i giornalisti, tutto il mondo dell'informazione, il fatto di questa deriva che lascia la Chiesa un po' ai margini del mondo di oggi, è sembrato da una parte il canto del cigno, dall'altro il riassunto dei discorsi che erano stati fatti nel preconclave, oppure il discorso programmatico di Ratzinger che diceva o votate me, sapete di votare un papa così, o altrimenti votate qualcun altro. Ma sappiate che le mie idee sono queste. Però Joseph Ratzinger è nato a Passau nel 1927, sacerdote dal 1951 ed è noto già prima del Concilio Vaticano II come brillante professore di teologia dogmatica all'Università di Frisinga, Bonn, Münster, Tubingen e Ratisbona. A soli 35 anni, come consigliere del cardinale Frings, uno dei protagonisti del rinnovamento della Chiesa Cattolica, Ratzinger partecipa al concilio dal 1962. Giovanni Paolo II lo nominò prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede nel 1981, carica che ha mantenuto per oltre 20 anni. Ha sostenuto il Papa Wojtyła nella difficile stagione delle grandi encicliche morali. Vanta una bibliografia di oltre 700 titoli tra libri e articoli. Nel 2002 è stato eletto decano del collegio cardinalizio. Vedete il drappo ancora con lo stemma di Giovanni Paolo II. Anche questa è una novità che forse Papa Ratzinger avrà voluto, ovviamente per la sua prima uscita dalla loggia delle benedizioni. Un papa che Bruno Vespa conosce molto bene. Io l'ho intervistato adesso proprio pochi giorni prima di Pasqua e il suo segretario mi disse: dottore, lei è un uomo fortunato, il cardinale non concede interviste. Ma la ragione per la quale lui concesse questa intervista non era evidentemente per l'intervistatore quanto per l'oggetto dell'intervista, la passione del Papa. E sulla passione del Papa Ratzinger disse delle cose meravigliose che stasera poi vi faremo riascoltare nello speciale che in prima serata alle 21 Porta a Porta e TG1 trasmetteranno. Disse delle cose veramente belle, di una intensità, di una riconoscenza, di una profondità che francamente ci colpì tutti profondamente. Quel che colpisce nelle elezioni di Ratzinger è che sia venuto fuori al quarto scrutinio. Questo è assolutamente sorprendente, perché in genere chi parte, perché che lui prendesse un certo numero di voti era scontato, no? Ma si pensava che si ripetesse la lotta, diciamo, Siri Benelli dei primissimi scrutini dell'ultimo conclave, 30 voti all'uno, 25 all'altro, quando i sostenitori non sono candidati di bandiera, sono candidati nei quali, se non altro per tener fede al proprio giuramento, i cardinali credono, ma quando vedono che non ce la fanno dicono vabbè, adesso chi votiamo? Rassegnare le dimissioni tutti i vescovi, anche chi in curia ha degli incarichi. Giovanni Paolo II ha voluto trattenerlo vicino a sé, anche oltre la... Carabinieri.
vedere. Ecco, invece la cosa incredibile è che su una posizione così netta si sia creata immediatamente una maggioranza clamorosa, 77 voti. Questa è una cosa, è una cosa enorme. Ecco i cardinali affacciati, che si sono affacciati lungo la loggia delle benedizioni, sembrano contenti, felici del lavoro fatto, pare che siano stati ispirati bene dallo Spirito Santo. Vedete qua davanti c'è il cardinale di Torino Poletto, ecco il cardinale Josef Ratzinger, benedetto XVI, è il nome che ci ha sorpreso un po'. Teniamo conto che Ratzinger, ecco il Papa vestito di bianco, eccolo. Mai l'avremmo immaginato, eccolo il nuovo Papa. Non è il primo tedesco, è il settimo o l'ottavo tedesco. Questo ancora un Papa non italiano. Questo gesto delle mani. Papa Benedetto XVI. Dovremmo iniziare e imparare a chiamarlo così ormai, Papa Benedetto XVI. Nome assolutamente aristocratico, bisogna dirlo, Ratzinger ha 78 anni, è nato in Germania, a Passau, nel 1927, è sacerdote dal 1951, il 19 aprile 2005 è diventato Papa con il nome di Benedetto XVI. È veramente incredibile, Bruno, siamo stupefatti. Di la verità. Devo dire che sono anche molto emozionato. Sì. Anche perché aveva chiesto più volte a Giovanni Paolo II di lasciare l'incarico, voleva ritornare ai suoi studi. Ma Giovanni Paolo II non ha pensato mai per 5 minuti. È stato confermato per ben 5 volte, pensate, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'architrave del pontificato di Papa Wojtyła. Una continuità incredibile e straordinaria. Ecco, sentiamo, che sta arrivando il microfono, sentiamo le parole. Sentiremo ora le prime parole di Papa Benedetto XVI. Monsignor Camaldo, perfetto italiano con la inflessione tedesca naturalmente. Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti, e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra guest parte. Grazie.
Senti. Papa si sta preparando alla benedizione. Urbi e Torbi. Alla città e al mondo. Procediamo alla benedizione. Santi Apostoli Petrus et Paulus, di quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, beati Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccat omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper. Amen. Ecco la benedizione Urbi et Orbi da Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. Fino ad oggi era stato, fino al pontificato di Papa Wojtyła, prefetto per la dottrina della fede, un papa tedesco nato a Passau nel 1927, 78 anni. Un papa per la giornata mondiale dei giovani a Colonia. Un papa per la giornata dei mondiali. Stavo pensando che il suo segretario di Stato certamente sarà italiano a questo punto. Credo proprio di sì. Se posso fare, molto bella questa immagine di questo papa, una figura assolutamente aristocratica e un discorso, un approccio totalmente diverso a quello di Giovanni Paolo II. Già immagino quello che potremo leggere domani su tutti i giornali del mondo, di opinione. Ma soprattutto la difformità di approccio. Giovanni Paolo II sapeva di doversi far perdonare di essere, dopo 450 anni, il primo papa non italiano. Questo se l'è risparmiato Benedetto XVI. Ha avuto un approccio, direi, più formale. Direi quasi più in sintonia con la dottrina della fede, è il caso di dirlo, che non con il rapporto così, insomma, filiale con la folla, no? Infatti il rapporto con la folla ha detto: mi affido alle vostre preghiere. Ecco, non ha dovuto dire la vostra lingua, la nostra lingua, non ha dovuto accattivarci una simpatia. Questo lascia immaginare un papato molto rigoroso su questo punto, ma come sempre capita, si è sempre detto che le riforme di sinistra l'hanno fatte gli uomini di destra. È possibile che proprio il tutore del dogma possa fare... Exactly who this man is. He turned 70... Archbishop of that city of Munich in 1982. Alle Arcibasiliche Lateranense secondo il rito prescritto. Questo è il punto 92.
le immagini della piazza giungono anche qui in sala stampa. Adesso molti hanno lavorato qui da questa sala stampa. Qui ecco Gabriele, scusa, ti interrompiamo perché è arrivata a Piazza San Pietro la fanfara dei Carabinieri che sta intonando l'inno nazionale italiano, accompagnato anche dai cori della folla, forse lo possiamo anche sentire in sottofondo. È finito adesso l'inno e il cardinale Ratzinger si volta ancora per salutare ormai da Papa e rientra all'interno degli appartamenti vaticani. E prende in questo momento possesso dei palazzi apostolici. Quindi è stato eletto Joseph Ratzinger, si farà chiamare, come abbiamo detto più volte, Benedetto XVI, il Papa resta un Papa europeo. Si era parlato molto in questi giorni di una scelta sudamericana o una scelta africana. I cardinali in conclave, i 115, hanno deciso che il Papa Benedetto XVI doveva essere un Papa europeo. È stato scelto un Papa tedesco, Joseph Ratzinger, uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II. Infatti ricordiamo, poi risentirete nel corso dell'edizione del Giornale Orario, le prime parole di Benedetto XVI ha ricordato Giovanni Paolo II. Le campane.